E questo è sabato 11 gennaio, faccio tutto io. Notizie del TG Ora, due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione in via Nerva. Manca solo questo qui, di gennaio 2020, mentre un altro lo ha scheggiato. In quello l'uomo che vive nella casa finita nel mio si tratta dell'ennesima stesa, sparire a scopo intimidatorio, esplosi durante raid di giovanissimi in moto, stai iniziando per un fenomeno che si chiama Mario del 2025. Anche in questo caso, secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia, la persona che vive nell'abitazione del suo cavo non ha nulla a che vedere con la criminalità. La segnalazione dell'esplosione di colpi è arrivata dalla serata di ieri dalla centrale operativa della questura di Napoli. La scientifica ha trovato 6 bombe di calibro 9 all'esterno dell'edificio, mentre 2 ogive sono finite sul balcone, provocando danni ai vetri. Attentato incendiario stamane alle 4 che ha distrutto 4 mezzi della difesa urbana a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, nel deposito di via Nocelletto, già colpito il 15 marzo scorso da un attentato che distrusse 13 autocarri e mise a rischio la staticità dell'intera struttura. Sul posto i carabinieri della compagnia di mercato San Severino, quelli della stazione di Castel San Giorgio, i vigili del fuoco insieme al sindaco Paolo Lanzara e all'assessore Giovanni De Caro. L'incendio è stato innescato lanciando sui mezzi era il muro di cinta, materiale ammalato, i gennaio del 2025. Sono tornati a colpirci, spiega il sindaco, dopo che a maggio aveva dimostrato che quell'attentato non ci aveva intimorito, ma ci aveva spinto invece con maggiore convinzione ad andare avanti con l'espletamento della gara definitiva per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani per abbandonare un sistema delle proroghe che non ci convince. Andremo avanti per la nostra strada. I carabinieri della stazione Stella, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, il personale dell'ASL Napoli 1 hanno controllato una macelleria del quartiere, rinvenendo e sequestrando 45 kg di carne avariata, conservata in una cella frigorifera piena di requisiti igienico-sanitari visti dalla normativa vigente. Il titolare della macelleria in questione è stato denunciato e sanzionato per le irregolarità, ma anche per occupazione abusiva di suolo pubblico. Aveva infatti installato esclusivamente una tenda a parasole e tabelle pubblicitarie non autorizzate. L'occupazione abusiva di suolo e l'installazione di tabelle per la pubblicità senza autorizzazione sono state contestate anche al proprietario di un bar nel Leone. Nel corso di un'attività di controllo e a seguito di segnalazioni fatte con i cittadini, i militari hanno notato un subbarco che stava asportando datteri di mare nei pressi della scogliera a ridosso del Monte d'Oro a Scauri, in provincia di Latina, stata della Guardia Costiera. Dopo un'attività di monitoraggio, i militari sono riusciti a individuare e cercare un uomo di 50 anni nella provincia di Napoli intento alla pesca del dattero di mare, che stava caricando sull'auto oltre 40 kg di datteri per un valore commerciale di circa 5.000 euro. L'uomo è stato denunciato, mentre tutto il pescato e le strutture sono state sequestrate. I carabinieri della stazione di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, in quel centro hanno ceduto all'arresto di una ragazza di un'autosorsione resistente a prendere ufficiale un cittadino di Burkina Faso, Baranali, classe 1972, domiciliato a San Cipriano d'Aversa. L'uomo recatosi presso una pizzeria in corso Umberto, con minacce violenze e chiesto del vino in alternativa del denaro, contante al gestore del locale, che a seguito del suo rifiuto ha cercato di possessarsi del denaro prelevandolo direttamente dalla casa, tentando poi di danneggiare la pizzeria. L'uomo finì di evitare il controllo dei carabinieri, che nel frattempo erano arrivati sul posto, ha cercato di scappare e di colpire i militari, che però sono riusciti a immobilizzarlo ed arrestarlo. Adesso sì. Nel corso degli ultimi 12 mesi, il premio medio dell'assicurazione auto in Campania è aumentato del 4,68%, arrivando ad agosto 2018 a 1.036,20 euro. I dati arrivano dall'osservatorio di facile.it, che ha analizzato oltre 495.000 preventivi di rinnovo compilati da automobilisti campani tra il 1 agosto del 2017 e il 31 agosto del 2018. Il rincaro conferma così la regione come maglia nera d'Italia sul fronte delle tariffe assicurative. Assicurare un'auto in campagna significa spendersi quasi 78% in più rispetto alla media nazionale. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG Ora.